Allora, questa è l'accensione dedicata per le vespe, chiamiamole wide frame in inglese. E questo, diciamo, dopo che ci vai a montare tutti questi componenti, l'accensione non può mancare, perché cosa fai? Vai via con le puntine. Allora, troviamo una scarpa, la bobina, il filo per fare i vari collegamenti, il regolatore di tensione, e poi dentro qua troviamo l'accensione. Allora, vediamola un attimo. Qui abbiamo la ventola che assomiglia all'originale. Come design, una volta montato, ti accorgi poco. Volano, ultima versione, con le 6 brocche. Una volta aveva una brocca sì, una brocca no. Quindi, l'8 brocche, una volta ne aveva 6. Questi, piccola parentesi, se dovete toglierli, una goccina di freno filetti di quello poco resistente. E qui cosa ci troviamo? Andiamo per ordine. Allora, questo rotore con una paratia interna, quindi non si vedono i magneti, in acciaio che protegge i magneti e lo statore in caso di rottura dell'albero motore. Quindi, se dovesse rompersi l'albero motore, questo lui ruota, ma non va ad agganciarsi sui magneti, e quindi eviti di romperlo. Sicuramente, se dovesse succedere una cosa del genere, che non auguro a nessuno, ci sarà da prendere questa a ricambio, perché solamente si rompe. Le zavorre ricavate dal pieno e non da un tubo sono equilibrate e zincate, i coni del volano ricavati dal pieno e predisposti per l'utilizzo di estratori originali Piaggio, quindi quello del PX, per semplificare lo smontaggio. La superficie viene nichelata per resistere agli agenti atmosferici e alla corrosione, mantenendo il filetto interno sempre in perfette condizioni. La ventola in nylon e presenta un profilo delle alette maggiorato per raffreddare meglio il gruppo termico anche nelle condizioni più gravose. Dicono che queste alette danno un flusso d'aria maggiore del 20%. Lo statore, allora, per montare bisogna mettere questo. Allora, lo statore è uno statore che è uguale a tutte le accensioni Flytech per la Vespa, e bisogna metterci questo distanziale nel caso dell'affaro basso. Quindi questo distanziale lo trovate su alcuni kit di diverso spessore, tipo sulla GS o la Rally, mi sembra, sui Rally FEMSA. Tipo sulla accensione delle T3 o del PX, questo non lo trovate. Quindi se non lo vedete, non è che si sono dimenticati. Questo è lo statore, che lo statore è uguale per tutti. La cosa bella è proprio che sicuramente è un prodotto che fra un po' di anni si trova facilmente a ricambio, se dovesse servire. Dico fra un po' di anni perché non sono eterni questi componenti elettrici. Il supporto statore è in alluminio presoffuso con una scala graduata dove viene spiegato come metterlo, e potete anche divertirvi voi a spostare i gradi. Comunque dipende, ad esempio, se è in AVB1 ha una taratura diversa, se è in affaro basso è un'altra. Comunque questo discorso qua, e permette una perfetta regolazione. Una cosa bella di questo piatto bobine è che è uguale a tutte le Flytech, quindi è un prodotto che a mio avviso facile anche da reperire, ecco, non è una cosa strana. E dopo cosa abbiamo qui? Allora, abbiamo il regolatore di tensione, perché l'accensione è a 12 volt, permette anche di caricare una piccola batteria se volete mettervi un accendisigari per il cellulare, per caricare il cellulare. Qui abbiamo una bella cosa che una volta mancava, la staffa per mettere la centralina e il regolatore di tensione, la bobina, centralina, chiamiamola come vogliamo, dove ci va il cavo della candela. Diciamo che qui, a fare una bella cosa, bisognerebbe ordinare a parte la pipetta della candela, magari quelle lì schermate, quelle che si avvitano, oppure metterci la forchetta. Diciamo che sul kit qua Pinasco si è dimenticato, avrebbe potuto dare un valore aggiunto aver messo la forchetta della candela almeno. E qui abbiamo un po' di fasto, ma abbiamo la rondella per fissare il dado del volano e il filo nero per fare il collegamento che ha spiegato delle istruzioni, che sono spiegate anche abbastanza bene.
qui è spiegato tutto quanto, come collegarla, quindi sulle VL e VM, e spiegano anche come montare la centralina, e qui fanno anche vedere come, cioè per darvi un'idea, a 1000 giri partiamo a 26 gradi, poi saliamo a 27 fino a 4000 giri, per poi scendere a 7000, sei a 20 gradi. Quindi qui, tu per darti un'idea, la configurazione originale è 27 gradi a 2500 giri ed è quella consigliata per questo. Dopo potete giocare, e qui c'è lo schema del collegamento. Voi usate questo regolatore, questo è un regolatore che c'era una volta, quindi non fateci caso, le istruzioni sono rimaste le stesse, ma la funzionalità è la stessa.